Nella mia vita, come in quella di tutti gli imprenditori, ci sono pochi momenti di pausa. Per questo cerco sempre di fare qualche cosa che mi porti valore. Una delle attività che preferisco, oltre ad ascoltare podcast e leggere libri, è guardare i TED Talks, sia perché sono sempre molto interessanti e sia perché, almeno per me, sono molto rilassanti. In questo video voglio consigliarvene tre che mi hanno molto colpito e che penso possano ispirare anche voi. Il primo è Il segreto per pensare come un imprenditore di Amy Wilkinson. Autrice e docente presso l'Università di Stanford parte da un'importante considerazione. Tutti pensiamo che il mindset dell'imprenditore sia qualcosa di innato, qualcosa con cui si nasce, ma ovviamente non è così. Wilkinson invece dice che ciascuno di noi può sviluppare le caratteristiche tipiche del mindset imprenditoriale. Il segreto è quello di concentrarsi su tre punti in particolare. Sviluppare un pensiero che sappia adattarsi velocemente, fallire saggiamente e fare piccole buone azioni. Sembrerà banale, ma è proprio questo che fa la differenza. Insomma, a me è piaciuto molto. Sia perché aiuta a sfatare il mito che per pensare come imprenditori bisogna essere tutti Elon Musk, sia perché la professoressa porta tantissimi esempi per rendere concreto quello che stiamo ascoltando. Il secondo TED è Come sono diventato un imprenditore a 66 anni. Paul Tesner racconta nello speech di come si è riuscito a passare da quella che sembrava l'unica opzione possibile, quella di andare in pensione, invece a quella di fondare la sua azienda. Una storia fantastica che ci insegna che per fare impresa non esiste un'età giusta. L'unica cosa che serve davvero è la voglia di mettersi in gioco, sia che tu abbia 20 anni o 66. È grazie a questa filosofia che Paul ha fondato e continua a gestire con passione Pulpworks, un'azienda che si occupa della realizzazione di packaging sostenibili, raggiungendo non solo ottimi risultati in termini di profitti, ma anche avendo un impatto positivo sul pianeta. Insomma, una soddisfazione su tutti i fronti. Il terzo speech che vi consiglio di ascoltare si chiama Quello che gli imprenditori non dicono. Nel suo discorso Mark LeRoust si domanda perché così tante persone vogliono diventare imprenditori. Le risposte potrebbero essere infinite, ma scavando a fondo la risposta è spesso la stessa. Trovare il proprio scopo. Molti pensano che lanciandosi su un progetto imprenditoriale si possa trovare con facilità la propria ragion d'essere. Purtroppo non è così. Un imprenditore non è alla ricerca del suo scopo, quello ce l'ha già chiaro in testa. Un imprenditore cerca solo il modo migliore per raggiungerlo. Quello che questo talk mi ha ricordato è che non dobbiamo mai smettere di chiederci qual è il vero motivo per cui lo sto facendo. Insomma, uno speech che sicuramente vi farà riflettere e che vi consiglio di ascoltare integralmente anche per seguire gli altri punti che vengono trattati. C'è un motivo se nei miei video consiglio spesso libri, podcast e altre risorse. Sono convinto che per fare l'imprenditore servano continuamente nuovi spunti. Per questo vi chiedo di lasciare nei commenti i link ad altri TED Talks che pensate siano interessanti. Così posso vedermeli anch'io e consigliarli a tutti in un prossimo video.